Con l'addio alle comunità montane e i continui tagli dei fondi ricevuti dallo Stato, ai piccoli comuni resta solo una possibilità per sopravvivere, consorziarsi e gestire insieme servizi. In questo modo si ottengono risparmi consistenti e maggiori opportunità quando si chiedono finanziamenti. La pensano così i sindaci di Castelpizzuto, Longano, Monteroduni e Sant'Agapito, che hanno deciso di fondare l'Unione dei Comuni Montani Volturno-Matesina. All'unanimità si è deciso di affidare il ruolo di presidente ad Antonio Ditri, primo cittadino di Longano. Io credo che l'unione dei comuni ormai sia il futuro, perché i enti piccoli come i nostri, insomma, hanno bisogno di unirsi per poter, se non altro, ridurre i costi di quella che è l'amministrazione. Anche la partecipazione a bandi diversi da quelli nazionali, diversi dai regionali, diversi dai nazionali, insomma, ci impone di unirci per potervi partecipare. Al di là della partecipazione ai bandi, serve anche per gestire in comune quali servizi? Allora, l'idea è di accomunare quanti più servizi possibili. Iniziamo dalla centrale unica di committenza che entrerà in vigore dal 1° aprile per gestire insieme il servizio rifiuti e quindi la raccolta differenziata, per gestire insieme il servizio scuola. Durante la prima riunione si è deciso anche di affidare la vicepresidenza a Giuseppe Di Pilla, sindaco di Sant'Agapito. La sede di rappresentanza scelta per l'Unione del Volturno Matesina è di assoluto prestigio, il Castello Pignatelli di Monteroduni. Credo che sia la migliore possibile per una unione dei comuni, per una nuova istituzione che stiamo creando sul territorio e quindi potrà dare immagine e lustro a questa nuova iniziativa. I frutti sul territorio arriveranno sicuramente perché noi stiamo convenzionando e abbiamo già convenzionato alcuni servizi, ne faremo degli altri e andremo verso questa benedetta spending review e ci consentirà di alleggerire sostanzialmente o quantomeno non appesantire ulteriormente il carico di imposte sulla cittadinanza.